Eccoci ragazzi e benvenuti nel primo episodio della carriera di Planet Zoo. Oggi inizieremo direttamente col parco zoologico Foglia d'Acero e completeremo la Stella di Bronzo, la quale io ho già completato da solo, ma rinizieremo da capo. I primi tre parchi li skipperemo, ovvero Goodwin House, il progetto per la salvaguardia delle scimmie e lo zoo dei panda, perché sono semplicemente tre tutorial. Dopo l'ottimo lavoro che hai fatto in Cina, ho una notizia buona e una ancora migliore. La buona notizia è che ti promuovo ad apprendista responsabile dello zoo. Quella ancora migliore è che potrai costruire uno zoo da zero. Stavolta dovrai cavartela con le tue forze. Non ci sarà Nancy ad aiutarti, anche se ti augura buona fortuna. Quindi in realtà era una notizia buona, una migliore. E un filo peggiore. A ogni modo, ora hai la possibilità per metterti davvero alla prova. In questo nuovo zoo voglio vedere tante specie diverse in altrettanti habitat e mostre, ma soprattutto tanti visitatori. Poi vorrei che mantenessi i tuoi dipendenti sempre felici, e ovviamente lo stesso vale per gli animali. E poi vediamo. Ah sì, prova a farci guadagnare bene all'inizio. Così potremo continuare il nostro importantissimo lavoro. Se ci riesci, dovresti tirare avanti per un bel po'. Ci sentiamo più tardi, buona fortuna! Perfetto, questo era Bernie, ovvero il proprietario degli zoo, colui che mette i soldi, in poche parole. Iniziamo subito a vedere gli obiettivi di Bronzo, ovvero ospitare almeno tre habitat diversi all'interno dello zoo e 175 visitatori all'interno dello zoo, che è molto molto semplice. Una volta creati i primi sentieri base, andiamo prima nella zoopedia a vedere il bisonte americano che ha bisogno di 420 metri quadri e una temperatura da 0 a meno 40. Quindi partiamo subito col bisonte americano che però richiede un grado 3, quindi direi di partire anche col legno che ha un costo leggermente minore. Dovremmo provare a mettere magari 6 per 2 non ci sta, quindi facciamo così, spostiamo e torniamo ad agganciarci qua. Inseriamo subito la porta, ok, e andiamo a creare subito anche l'habitat dell'antilope nera, che faremo identico a quello del bisonte americano, semplicemente forse un po' più alto. Bisogna vedere se sono impostate a 2 metri, quindi non abbiamo neanche di questi problemi. Andiamo subito qui e aggiungiamo 4 più 2 e ci spostiamo un attimo diagonalmente cercando, ok, di attaccarci subito qui, e due habitat sono stati fatti. Il terzo animale, non ricordo cosa abbiamo preso. Nel frattempo che ci consegnano gli altri animali, iniziamo subito a creare l'habitat degli gnu dalla coda bianca. Gnu dalla coda bianca che richiedono un po' di erba corta per sistemare totalmente il terreno e un rifugio al coperto. Andiamo direttamente in habitat, selezioniamo lo gnu dalla coda bianca e abbiamo già dei prefabbricati che potremmo inserire magari in questa parte, in quest'isola che abbiamo fatto, aggiungendogli magari un giaciglio. Dal rumore direi che sono soddisfatti. Gli aggiungiamo una mangiatoia e un abbeveratoio grande. Selezionandoli andiamo a vedere le piante. Sono a posto, non necessitano nulla. Le dotazioni per ora non abbiamo niente, ma dobbiamo far partire direttamente la ricerca. Ricerca subito lo gnu dalla coda bianca. Passiamo alle nostre antilopi nere,
che come terreno richiedono anche loro, come legno della coda bianca, un po' di erba corta e anche un po' di terra. Erba corta la inseriamo un po' a caso, mentre la terra la mettiamo tutta in un angolo dove verrà fatto il loro rifugio. Rifugio che andiamo a selezionare subito le antilopi nere e potremo mettergli direttamente un rifugio simile a quello degli gnu, visto che potrebbero anche convivere. Inseriamo anche a loro la stessa mangiatoia grande e lo stesso abbeveratoio e il solito giaciglio. Non necessitano nemmeno loro di piante e cespugli, quindi possiamo passare ai bisonti. Anche loro chiedono nessuna modificazione del terreno perché è perfetta, non richiedono piante, però hanno sicuramente bisogno di mangiare e bere, quindi sempre in specie bisonti americani, gli diamo sempre la solita mangiatoia e questa volta un abbeveratoio grande. Obiettivi di bronzo completati, ragazzi. Semplicemente ho aspettato un attimo che arrivassero molti visitatori nello zoo. Come potete vedere, semplicemente entrano automaticamente. Non ho ancora inserito nessuna dotazione a nessuna specie. Ho solo inserito cestini, cassette delle donazioni e dei tabelloni per indicare l'animale nell'habitat. Ho sistemato l'angolo perché non mi piaceva. I poveri gnu. Direi che per questo primo episodio molto breve è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio a completare gli obiettivi d'argento, che uno dei quali abbiamo già fatto. Abbiamo 3 mesi, cioè siamo quasi a 7 mesi, di felicità totale del 75%. Dobbiamo ospitare 2 specie da mostra e 5 habitat diversi. Quindi dovremo inserire ancora 2 habitat, mentre le specie da mostra potremmo spostarle in un'altra zona del parco, magari qui in alto a destra. Mentre successivamente in alto a sinistra andremo a creare un'area ristoro un po' più complessa. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale, ci vediamo nel prossimo episodio.